a chiunque, qualunque, chi che sia, spessatamente e infattamente, nella misura in cui alla quale spessatamente mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e i bisognosi. Cazzo, io non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Capita. Può capitare. Ebbene, cari amici lettori, e soprattutto amiche lettrici, il nostro pensiero affettivamente non può non andare là dove c'è sofferenza, disperazione, dolore. Mentre noi ci godiamo un bel bicchiere di vino fresco fresco, c'è gente che muore di sete, cazzo io. Mentre noi ci caliamo un maiale sano sano con tutti i pila, c'è gente che muore di fame, cazzo cazzo io. Cosa si può fare? E soprattutto cosa posso fare io? Una beata minchia! È ora di finirla. Sta cosa dei bisognosi è una mania. 2 anni fa servivano le coperte senza tetto, l'anno scorso i manettoni senza materasso, l'anno prossimo il materasso e il panettone senza tetto, lenzuone senza tetto. Di questo passo che vorranno? Un pelo per i senza nicchio, eh? Chi c'è? La Befana c'è, la Croce Rossa c'è. Poi sono bisognoso anch'io di voti, affettivamente mi servono più dell'ossigeno. Qui siamo in guerra, un'elezione dopo l'altra, io non faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, in tuo culo e ti è tutta la famiglia. Cari amici, le elezioni sono come un pelo, non finiscono mai. E poi cos'è questa mania della pace, questa cosa, questa moda della pace, la pace? Dove sei la pace, sì? Ciao la pace, ciao. Io amo un po' lo scontro e soprattutto non amo i pacifisti nella persona di De Santis. De Santis, ah Caino, abbastaso. De Santis, io non ti sputo se no ti profumo. Io non ti piscio che ti lavo, io non ti caco che ti inciprio. Questo bastaso di De Santis ha fatto polemica su di me, dicendo in giro che mi sono intascato i soldi della comunità europea per i corsi di formazione al lavoro. Ora De Santis, i miei corsi su pilo e sviluppo sostenibile erano i più frequentati di tutti. Ai miei seminari sul commercio equo e solidale di Upilu c'era la fila. Quindi De Santis, se a te Upilu non ti piace, sono cazzatoi! De Santis, tu ti sei fissato che i problemi del meridione sono il lavoro, lo sviluppo economico, la valorizzazione delle risorse naturali. Ma chi un natura di Upilu che c'è? Upilu crea lavoro. Upilu porta sviluppo. Io sono stato a Rimini, a Riccione, e ho scoperto cos'è che muove l'economia di una regione progredita come la Romagna. Upilu! Qui non serve lavoro, lavoro. Che se uno sa firmare 2 assegni a vuoto, di fame non muore. Qui non servono strade e viadotti, che non ne minchia ne magliere. Qui non servono strutture scolastiche e ospedali efficienti, qui serve Upilu. Abbiamo una foglia atavica di pilo che risale al tardo medioevo. È per mancanza di pilo che i giovani sono costretti a emigrare. Dall'opposizione hanno anche criticato la mia proposta ecologica. Piantiamo un pilastro di cemento armato per ogni bambino che nasce. Invece di piantare un albero che non te lo fanno neanche tagliare a Natale, sti bastasi. Dalla solita opposizione si sono sollevati addirittura dubbi sulle mie prestazioni sessuali. Oh, cazzo, cazzo, cazzo! Io,
Questo è il lupo della Sila, quello autoctono che c'è in me. Ora, caro De Sandis, che ti ricordo al comma 37, non ti sputo se no ti profumo. Mentre qui presente era militare a Udine, regalava sensazioni indimenticabili a donne di tutti i colori. Tu ricercavi inutilmente la tua dubbia identità sessuale per scoprire alla fine che sei dicchione cornuto, praticamente un premato. Il sottoscritto Cettola qualunque si vanta di aver avuto relazioni sessuali con più di 16.000 straniere di 106 colori diversi. Ho speso un patrimonio, ma ce l'ho fatta. Prima di tutto l'amore. De Sandis, mio caro De Sandis, io non ho bisogno di Viagra. A mia mattisa con una botta di vento. Dalla solita opposizione cagni e cagnola si è levata anche un coro di critiche quando ho proposto propostatamente di affidare a mia figlia il posto di primario nel reparto di cardiochirurgia all'ospedale. Lo scoop di questo infamone sarebbe che mia figlia non è laureata. Che cazzo gli serve la laurea? Va? Mia figlia ha due mani da fata, può operare. Dovreste vederla come sfiletti e delfini che le pesco la domenica mattina. Che ci serve la laurea? Sarebbe come dire spessatamente che mia moglie non può fare l'ingegnere in comune perché ha solo la terza media. Poi, sinceramente, mia figlia Jeanette è un problema di fiction. Ma stiamo crescendo con loro. Mia figlia Jeanette ci ha provato, credetemi, ci ha provato a prendersi una laurea, ma qui è impossibile. È impossibile. Per comprare un esame all'università ci vogliono 2.500 euro. Queste non sono cifre da paese civile. Bisogna abbassare le cifre, 700, 800 euro. Che la ragazza non ha tempo di studiare, che deve uscire col fidanzato, che il figlio del farmacista non se lo può far scappare, che ha anche una casa in montagna. E c'è anche una casa al mare, rincoglionito ma ha tre case. E c'è anche un pezzo di terreno edificabile e alcuni appartamenti in centro. È veramente rincoglionito ma ha tante cose. Prima di tutto l'amore. E poi basta, De Sandis, con questa polemica pretestosa. Ma tutto vi inventate. La polemica pretestosa che l'ospedale è pieno di topi, l'ospedale è pieno di topi. Se in ospedale ci sono i topi, noi porteremo i gatti. E questa è una promessa, sempremente e infattamente. Ma spessatamente la fallafeccia della calunnia comunista ha inquinato l'aria della campagna elettorale più della chiacchiera delle femmine. Ma che vuol dire questa cosa? Però un'impostazione radical chic che funziona. Per concludere, e questa la trovo una cosa assolutamente improponibile, incredibile, da parte della solita opposizione si è addirittura insinuato che io, un putto, io avrei dei problemi con la giustizia. Sempre tutto vi dovete inventare. E alla giustizia andiamo d'amore e d'accordo. C'è qualche giudice fantasioso che mi ha dato del mafioso, ma è un'accusa che non regge. Perché, come sapete tutti, la mafia non esiste! La mafia non esiste! La mafia non esiste. È proprio perché la mafia non esiste che da come a mia sono in ascesa. Proprio perché la mafia non esiste, io accetto la qualunque, mantengo sempre le promesse, sempremente, infattamente e spessatamente. Vi prometto, promettamente, che vi porterò un pilo. Porteremo navi cariche di pilo, container imballati di pilo, costruiremo un ponte di pilo con una corsia di peluche per tutti gli amici. Insomma, se mi voterete ci sarà più pilo per tutti, è una promessa, più pilo per tutti! Costruiremo università di pilo, ospedali di pilo, scuole di pilo, piscine, campi da tennis, gelaterie, pianure, montagne e mari di pilo, perché questa è politica moderna. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti.